Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Seduta di consiglio del 13 gennaio 2021. Buongiorno. Sono le ore 9:49. Appello. Ah, sì, dato la presenza. Teresi. Ah, no. No, ci abbiamo spostato. Presente. Aiello. Presente. Altadonna. Presente. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Figuccia. Presente. Losardo. Presente. Lucido. Presente. Palazzo. Presente. Stabile. Presente. 10 presenti. Unplane, 10 presenti, nessuno assente. La seduta in numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno, consiglieri. Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Allora, consiglieri, in merito agli incontri con i vari componenti della giunta e delle partecipate, abbiamo già programmato e calendarizzato l'incontro con l'assessore Mattina per giorno 18, per lunedì, se non vado errato, il 18, se è il 18 è lunedì. Invece con l'assessora Marano, giorno 15, stamattina mi ha mandato WhatsApp l'assessore Prestigiacomo dicendomi: Fabio, scusami, ma ho avuto momenti, giornate complicate e difficili, ti manderò al più presto la data. Questi sono quelli che al momento hanno risposto, diciamo, con celerità. Non ho altre comunicazioni, non ho altre, diciamo, informazioni su altri componenti sia della giunta che delle partecipate. Stamattina riscriverò di nuovo al presidente dell'AMAP, visto che ce l'avamo dati come prima. Non si sente più. L'AMAP e la Prestigia, anche a lui ricorderò di farmi sapere, aggiornato a stamattina. Gli sto dando le informazioni aggiornate a stamattina. Spero che nel corso della giornata abbiamo altre informazioni, altre adesioni. Presidente, scusi, può ripetere l'incontro con l'assessore Marano il giorno? Giorno 15, Ok, venerdì, grazie. venerdì alle 10. E invece l'assessore Mattina il 18 alle 9:30. Io faccio un'altra comunicazione che, ripeto, anche qua non ho, non è per via ufficiale che mi è arrivata questa comunicazione, ma mi ha scritto, in merito sempre alla questione palestra di Borgo Nuovo, mi ha scritto il consulente allo sport dicendo che la data comunque del 15 è una data ancora indicativa. Cioè, nel senso che siccome l'azienda ancora non è pronta per iniziare e le questioni Covid potrebbero rallentare le operazioni, vorrevo comunicare che la data indicata come inizio lavoro del 15 è una data ancora indicativa e approssimativa. Cioè, potrebbe anche non iniziare il 15, non potrebbero anche non iniziare il 15 i lavori. Questo è giusto per comunicazione che vi faccio. Altro io non ho da aggiungere in questo momento. Presidente, non posso. Solo una cosa, Prego. non ho capito questa data del 15, può ripetere, per favore? Si era scritto che i lavori avrebbero avuto inizio il 15 gennaio. Sì. Al momento la data del 15 gennaio mi dicono che è però ancora approssimativa, cioè non è certa la data d'inizio. Potrebbero slittare i lavori. Prima per esigenze Covid e poi per mettere l'azienda in condizione di organizzarsi per l'avvio dei lavori. Quindi la data del 15 gennaio non è ancora una data certissima. Questo voglio dire. Presidente, le posso leggere
una cosa lo leggo al consiglio, non è il solito. Certo, certo, prego. L'architetto il RUP che sì. scrive a Associazione Compa, sì. e le dico cosa scrive, le leggo cosa ha scritto. E la ripresa dei lavori è stata disposta con apposita disposizione di servizio la data di 15 gennaio, la data di fine lavoro sarà calcolata all'effettivo stato dei lavori e alla proroga già concessa e sarà indicata nel verbale di ripresa che si sottoscriverà nella data indicata. Praticamente confermano che il 15 inizieranno i lavori, quindi Presidente, ancora una volta le volevo dire che noi siamo in ritardo. Consigliere Palazzo, allora, visto che lei ha letto la cosa, io vi leggo, perché non ho segreti, nel senso che Presidente, vi leggo. Presidente, io sto leggendo questo posto, le foto, così evitavo di fare errori. Ma io vi sto dicendo che la data del 15 non è certa. E invece qua dice, ecco qua la dovrebbe per la ripartenza dei lavori di manutenzione della valle, come comunicato da RUP, è la data fissata per la ripresa dei lavori. Presidente, ancora una volta noi siamo indietro rispetto a questa associazione Compa che io ammiro perché si impegnano nel nostro territorio. Su questo nulla da eccepire, nulla da dire. Però noi siamo indietro, Presidente. Stavolta mi sa che siamo avanti, invece, consigliere. No, Presidente, questa è stata scritta da RUP in data 9 gennaio. Io l'ho presa ieri. E sono in ritardo io, sono arrivato in ritardo io, ma... Consigliere Palazzo, ascolti. In merito ai messaggi, ai vari messaggi di apertura della palestra, ancora... Non si sa la data certa perché l'azienda incaricata non ha comunicato quando sarà disponibile a venire a Palermo, considerate le zone colorate. Mi spiego? Visto che l'azienda non è palermitana, se c'è una zona arancione e non si possono spostare dal comune, questa azienda non può iniziare i lavori. Quindi la data del 15 è una data indicativa in questo momento. È come la data presunta a parto. Esatto. Può essere che invece il parto si fa fra 3 giorni, dopo 3 giorni, perché il cidum vuole nascere. Siccome l'azienda non è palermitana, ma viene da fuori comune, se ci mettono il rosso o se ci mettono l'arancione, l'azienda non può spostarsi, anche se in teoria per motivi di lavoro si potrebbero spostare. Presidente, però per questo, motivi di lavoro si possono spostare. In teoria si possono spostare. Io vi sto riferendo quello che mi ha scritto il consente allo sport. Poi di lavoro, poi dici come... Io sto dicendo questo, punto. Vediamo, speriamo che invece si inizi il 15. Speriamo che si inizi il 15. Cioè, io mi auguro che si inizi il 15. Vi sto solo facendo una comunicazione che, di quello che ho saputo, diciamo, in merito a questa riapertura. Punto. Vai. Ho capito. Presidente, dico, io ho letto quello che... No, no, ma lo sappiamo pure io, cioè l'abbiamo letto tutto che il 15 è fissato in l'apertura dei lavori il 15. Questa è una cosa che è la cosa... che dà l'associazione Compa sui social dicendo sì, ma è scritto, consigliere Palazzo, è scritto nella circolare che aprirà il lavoro inizierà nel 15. Compa nel 15. Però è cosa? Il RUP che scrive proprio all'associazione Compa, io ho capito, avranno mandato una mail. Compa ha fatto una richiesta e il RUP risponde. Una richiesta che non risponde. Ma è scritto nella delibera che riparte nel 15, non è che è una novità, cioè non è un segreto, era scritto che iniziava il 15. Va bene, Presidente. E tra l'altro l'aveva già confermato, l'aveva già detto la consigliera di Gesù. Se non ricordo male. Allora, se l'aveva detto la consigliera di Gesù. Presidente, posso? Va bene, allora. Prego, consigliera di Gesù. No, due parole solo su quello che ha appena comunicato lei. Dico, al di là del fatto che i lavori partiranno il 15 e diciamo questa comunicazione, basta scrivere all'architetto Paci e invito il consigliere Palazzo a scrivergli, perché evidentemente non ha mai scritto al RUP per informazioni, perché dico l'architetto, io ho infinite mail con l'architetto Paci. Quindi al di là di questo, io sapevo che appunto i lavori dovevano cominciare il 15. Quanto sta comunicando lei è preoccupante, secondo me, perché lo sappiamo benissimo che per esigenze lavorative ci si può spostare. Dico, posso tollerare che anziché partire venerdì, partono lunedì con i lavori.
Infatti questo, si pensa a questo, cioè non penso che ci siano altri mesi di ritardi, almeno spero. No, cioè, se ci dovesse essere non vorrei che non è che questo famoso 15 gennaio sia del 2022. Io penso proprio di no, io spero proprio di no. Si mettono, ci stanno facendo, diciamo, come dicevano gli antichi, il ferro dietro la porta, perché se ci dovesse essere qualche giorno in ritardo non si chiama, non si grida all'allarme, cioè questo, ma possono essere giorni, cioè che possono essere mesi, obiettivamente. Ma infatti la tollerabilità sarà di qualche giorno, poi, esatto. Un'altra cosa, Presidente, per quanto riguarda gli ingombranti da rimuovere in via Castellana di fronte il panificio di Martino, la dottoressa Calì è intervenuta diverse volte per rimuovere i rifiuti, ma gli ingombranti sono là da 3 anni, è mai possibile che non li rimuovono? Ho mandato infinite mail, infinite note, niente. Ma la dottoressa Calì comunque, ma la dottoressa Calì in questo momento si occupa pure di ingombranti, però, eh? No, è il dottore Fradella che se ne occupa. Adesso di ingombranti. Ho avuto contatti con la Calì anche per ingombranti che abbiamo fatto, quindi vabbè, comunque, ora andiamo, allora chiamiamo Fradella. No, ma anche lei stessa mi ha fornito il contatto, diciamo, del dottore Fradella. Si sarà scocciata per occuparsi pure di ingombranti lei, si sarà scocciata. Sì, ma il dottore Fradella non risponde mai, quindi. Ah, beh, ok, vabbè. Se magari posso lecitare con una nota la rimozione degli ingombranti, grazie. Lo chiamo in giornata, vediamo se risponde. Va bene, allora, consiglieri. Siamo al lavoro. Avevo alzato la mano. Mamma mia, sta camurria. Va bene, ok, dica. Prego. Volevo informare i componenti della Commissione Attività Sociali, ma tutto il Consiglio, che ieri gli uffici della quinta circoscrizione mi hanno comunicato tramite mail che a seguito della delibera 47 sull'istituzione dei patti di comunità, il garante dei diritti dell'infanzia vuole appunto un incontro ha scritto, diciamo, col Consiglio d'Alta Donna, ma ovviamente intendeva, visto che si parlava della delibera della Commissione Attività Sociali, l'incontro doveva essere per domani mattina alle 11, ma domani non mi era possibile, non avevamo i tempi per avvisare anche gli altri. Perché non lo invitiamo in consiglio e la facciamo in consiglio questa chiacchierata con il Garante? Sì, va bene, lo possiamo fare, dico, dobbiamo preventivamente però studiare due bandi, perché specifico sulla delibera 47 l'incontro era, noi possiamo invitarlo a prescindere magari per una questione generale, però se lo invitiamo per i contenuti della delibera 47 c'è da studiare due bandi, uno con scadenza 2 febbraio e uno con scadenza 15 sulla povertà educativa, quindi possiamo farlo, io posso girare i verbali nella chat e discutiamo appunto dei contenuti della delibera 47, perché per questo ho risposto. Quindi se magari come presidenza possiamo, cioè il presidente può invitarlo a discutere in generale appunto della povertà educativa in consiglio e nello specifico appunto di questa cosa, perché lui risponde proprio alla delibera 47, quindi come vogliamo fare facciamo. No, io direi di incontrarlo in consiglio, cioè facciamolo diventare una cosa per tutti utile. Sì, va bene. E allora credo che sia stata girata forse a tutti questa. Sì, no, io l'avevo letta ieri sta cosa. Va bene, allora presidente, ci pensa lei? Sì, allora organizzo e vediamo. Perfetto, allora vi giro i bandi in modo tale che arriviamo preparati al consiglio. Va benissimo. Ok. Qualcuno che deve parlare? Sì, presidente, 2 minuti se mi consente. Prego, consigliere Sardo. Sì. Ma in merito alla deliberazione 47 del Consiglio, cui fa riferimento il Consiglio Alta Donna, cioè come mai hanno risposto al Consiglio Alta Donna soltanto? Perché magari l'ha mandata pure lui di sua iniziativa, la proposta al garante? O non lo so, oppure c'è qualche altro motivo, e come mai appunto non hanno subito fatto comunicazione, diciamo, alla circoscrizione, dato che una delibera di consiglio, ecco, questo magari ce lo chiariamo successivamente. E poi in merito, diciamo, all'inizio lavoro
meglio dire agli inizi, e torniamo, usiamo il plurale, per quanto non c'è inizi di lavoro che dovrebbero iniziare, appunto, scusate il gioco di parole, per la palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo. Diciamo chiaramente il 15 è una data molto, molto indicativa, dato il periodo pandemico, quindi magari la ditta non so se voglia rischiare con i suoi dipendenti per fare iniziare i lavori o ritardare magari di qualche giorno, magari per consentire ulteriori accorgimenti, provvedimenti in merito. Presidente, io appunto ho visto anche questo comunicato appunto dell'associazione COMPS, insomma mi stupisco sicuramente, anche perché, se lei si ricorda, Presidente, io avevo fatto riferimento a una determina dirigenziale della, mi pare, della dottoressa Milisenda, e credo che per quanto riguarda le determine dirigenziali debbono avere tutti i giorni per diventare esecutivi, non so perché vanno, io credo che vadano in pubblicazione, poi non lo so se le determine dirigenziali non vadano in pubblicazione, questo onestamente non lo so, mi debbo informare meglio se debbono andare o meno anche essa in pubblicazione. E infatti a me era stato detto di non divulgare notizia perché ancora mancava appunto di esecutività. Invece ho visto che altri hanno pubblicato addirittura la determina che era datata, se non ricordo male, 7 gennaio, quindi diciamo non ancora esecutiva. Ripeto, se io non dico tutto quanto con certezza perché necessita approfondire tutta questa vicenda. E confermo appunto che da un po' di tempo anche la dottoressa Galina non si occupa più di ingombranti, perché era una soluzione temporanea. Ora diciamo, è il dirigente dottore Fradella a occuparsi di ingombranti. E appunto mi sa che appunto non siamo capitati tanto bene, almeno forse è troppo impegnato e magari non riesce a rispondere a messaggi e a telefonate. Mi voglio augurare che sia per questo. Comunque, Presidente, per quanto riguarda la palestra di Borgo Nuovo, anche io ero stato avvisato ieri dal consulente allo sport, quello appunto che ha riferito lei, appunto, e quindi è proprio un'associazione di idee, sia quella mia, sia quella degli uffici, anche del RUP, del consulente allo sport, che questa sicuramente la data del 15 è una data così, secondo me, che non sarà assolutamente rispettata, date le condizioni in cui attualmente viviamo. Grazie, Presidente. Presidente, posso rispondere sulla delibera 47? Prego, consiglio Altadonna, prego. Sì, io ho interagito col garante, prescindendo appunto dal consiglio in forma personale, perché, tenuto conto dello scarso interesse che questo consiglio ha palesato nei confronti della scuola, io ricordo sempre che non siamo riusciti neanche ad attivare una commissione che avevamo deliberato, ho deciso comunque di andare avanti, ecco perché il garante risponde a me, perché c'è stata un'interlocuzione, siamo al tavolo di progettazione di due cordate insieme, quindi il dialogo col garante, come con l'assessore alle attività sociali, come con l'assessore alla cultura, per tutte le attività che riguardano la scuola, l'educazione, la povertà educativa, il contrasto alla povertà educativa, procedono personalmente, singolarmente, a prescindere dal consiglio. Ecco perché c'è questa risposta personale. Poi volevo dire che le determine dirigenziali vanno assolutamente pubblicate all'albo. Ciò non vuol dire che non siano già atti pubblici nel momento in cui vengono promulgate, ovvero è come questo consiglio. Il consiglio intanto è pubblico, quello che noi diciamo e che deliberiamo è un atto pubblico, poi viene
approvato il verbale successivamente, poi viene pubblicato, ma non vuol dire che ciò che noi deliberiamo non sia già un atto pubblico. Quindi quando il RUP dice c'è una determina dirigenziale per cui i lavori debbano partire il 15, non vuol dire che non può essere divulgato, è già un atto pubblico quello, che poi l'efficacia ci sia fra 15 giorni, cioè oltre la data del 15 addirittura, cioè la pubblicazione di un atto di una determina dirigenziale che viene fatta l'8, il 9, viene pubblicata all'albo 10 giorni dopo, il che non vuol dire che la data del 15 non valga o che quell'atto non sia già un atto pubblico. Quindi la determina dirigenziale va sì pubblicata all'albo, lo dico appunto per esperienza personale, avendo fatto l'amministratore di un comune, però è già atto pubblico nel momento in cui viene firmata e protocollata dal dirigente che fa la determina. Grazie. Grazie consigliere Altadonna. Sì, presidente, se mi consente. Prego. Sì, no, ma innanzitutto in merito alla deliberazione, mi pare numero 47, la mia non era una critica, anzi io volevo lodare l'iniziativa del consigliere Altadonna, appunto, che vuole portare avanti quello che lui ha proposto al consiglio. Mi pare che appunto sia lodevole che lui abbia anche scritto al settore appunto di competenza, al garante, a chi non so chi abbia scritto, poi chi sono gli altri destinatari appunto della sua nota. Ma ripeto, volevo dire questo, la mia non è assolutamente una critica, ma anzi voglio lodare appunto l'iniziativa, elogiare l'iniziativa del consigliere Altadonna, che riesce a estrapolare quello che noi votiamo, deliberiamo, e se ci sono difficoltà lui magari con questo comportamento, questo atteggiamento, con queste iniziative riesce sicuramente a portare avanti quello che noi abbiamo deliberato. Il mio era appunto questa una semplice curiosità, ma voglio ribadire un elogio al consigliere Altadonna. No, tra l'altro io sì, lo ringrazio altresì per il chiarimento in merito all'esecutività di una determina dirigenziale, appunto perché non mi ero informato in merito, ma lui che appunto ha fatto l'amministratore in un comune, quindi ha più dimestichezza, più conoscenza di queste cose, ha dato qualche ragguardevole consiglio, suggerimento, e quindi io praticamente mi ero assolutamente, in base a quello che mi aveva detto il dirigente e il funzionario, mi sono soltanto preso di scrupolo e non ho divulgato la notizia, perché pensavo che magari per renderla, io dicevo, di efficacia, di esecutività, ecco, dovesse passare, non so, una settimana, 10 giorni, quelli che sono. Siccome la determina dirigenziale era datata, se non ricordo male, 7 gennaio, mi sono fatto il calcolo, magari dopo una settimana, ecco, si poteva dire, perché diventava ufficiale. Solamente per questo io forse sono stato troppo scrupoloso, ecco, grazie. Presidente, proprio una cosa per ringraziare il consigliere Lo Sardo per le parole, e poi per dire una cosa: se il consigliere si ricorda quando io scrivo ogni tanto che la presente delibera sia immediatamente esecutiva, quello che noi come circoscrizione c'è il dubbio di poterlo fare o meno. L'amministrazione ovviamente lo può fare sempre scrivendo che sì, ma non c'era scritta questa dicitura. Allora, come diceva lei, pubblicata, sì. Però intanto l'esecutività è una cosa, l'albo pretorio e quindi la trasparenza, perché la pubblicazione serve per motivi di trasparenza. Comunque, no, ne volevo dire una cosa: io quando scrivo, comunque scrivo sempre come presidente della commissione attività sociali, mai come consigliere Salvo Altadonna. Tra l'altro, ripeto, questo modo di operare ha reso possibile, veramente ringrazio i consiglieri Stabile e Lucido, ha reso possibile che oggi siamo all'80% di delibere esitate di pareri dati dalla commissione attività sociali e di attività realizzate. L'80%, cioè ogni 10 proposte che facciamo, 8 sono state realizzate. Grazie. A tal proposito, appunto, come,
come presidente, se mi consente il nostro presidente di rintervenire. Prego, consigliere Rosardo, certo. Sì, no, volevo altresì precisare che per quanto riguarda, ad esempio, una deliberazione, appunto un atto deliberativo del Consiglio che riguarda, per esempio, la chiusura del varco di via Ruggeri, via Da Vinci, visto che l'amministrazione comunale era completamente ferma su questa vicenda, chiaramente io mi sono adoperato, ho contattato personalmente l'ingegnere Biondo e l'ho sollecitato, diciamo, perlomeno a darci una risposta in merito a questo deliberativo che è stato esitato favorevolmente appunto dal Consiglio della Quinta Circoscrizione. E in fin dei conti come presidente appunto della commissione speciale mobilità e traffico mi sono sentito io stesso in dovere di avere notizie in merito e poi comunicarle appunto al consiglio stesso. Però ancora una volta quello che viene alla luce, carissimo presidente, è l'immobilismo di questa amministrazione. Sono passati 4 mesi dalla nostra approvazione della delibera e non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Calcoliamo che è stata mandata dopo 15-20 giorni perché dobbiamo aspettare l'esecutività. A proposito, però il comune tace. Cioè, l'amministrazione tace, non dà alcuna risposta. Poi deve essere il presidente e il consigliere a sollecitare tutto quanto per avere un minimo di notizia. È semplicemente vergognoso, caro presidente. Questa amministrazione è ferma di passo. Proprio se ne frega altamente anche delle istituzioni, del Consiglio di Circoscrizione specialmente, caro presidente, che non danno alcuna risposta mai in tal senso. Comunque, dopo questo sfogo saprò darvi, spero, notizie in settimana in merito a questo atto deliberativo, appunto, che da ormai da 4 lunghi mesi è stato approvato. Grazie, presidente. Scusi se mi sono preso molto tempo. No, tranquillo, va bene. E giorno 15 con la Varano parleremo anche di questo. Appunto. Grazie presidente. Prego. Allora, consiglio, io vi chiedo scusa di nuovo, ma ho alcune cose in sospeso che devo risolvere e anche alcuni messaggi a cui devo rispondere, altrimenti i nostri lavori non possono continuare bene. Io lascio la seduta e prosegue i lavori il consigliere Aiello. Consigliere Aiello? Consigliere Aiello? Consigliere Rosardo, mi sa che l'onere è suo. Consigliere non risponde. Consigliere Rosardo? Eccolo qua. Eccomi. L'onere è suo, mi sa, di presiedere. Ma, diciamo che in quest'ultimo periodo non è più una, ormai non è più una novità, ecco, mi sa che è diventato proprio... Qualcuno direbbe prima se canta e poi... Ma consigliere Rosardo, prima che assuma la presidenza, le posso fare una domanda sull'ordine dei lavori? Certo, ci mancherebbe, prego. So che magari non mi saprà dare subito la risposta, esatto. E credo non me l'avrebbe. Ah, e allora sì, però sì. La domanda vorrei farla a prescindere prima di chiudere, perché mi chiedo una cosa: i consigli sono pubblici. Pubblico vuol dire che può partecipare il cittadino. Ora io mi chiedo una cosa: agli incontri che faremo con gli assessori potrebbe essere interessato qualche cittadino a partecipare per appunto portare magari interessi collettivi, per semplicemente per ascoltare. Come si fa tecnicamente a far partecipare i cittadini ai nostri consigli?
perché non gli si può togliere il diritto. Secondo me bisognerebbe mandare il link. Ecco, dico, sì, secondo me pure dico, dovremmo informarci, perché se è così, e io sono convinto che sia così, secondo me il cittadino che, non so, avesse intenzione di partecipare, cosa dovrebbe fare? Sicuramente fare richiesta così, in maniera tale che si possa mandare il link. Non lo so, se io non lo so, per ora diciamo le sedute in videoconferenza non sono normate, di conseguenza non saprei dare una risposta sull'immediato. No, questo sì, lo immaginavo, ripeto, nel senso che siamo tutti nella stessa barca in questo momento, però vorrei appunto porre il quesito, magari se gli uffici riescono a chiedere al segretario generale, perché per esempio noi oggi abbiamo detto che domani ci sarà l'assessore X, siccome il cittadino non lo sa, sa diciamo quali sono i lavori nei prossimi giorni, non sa neanche se è interessato o meno a partecipare, quindi secondo me potremmo chiedere agli uffici se pubblicare i link di invito ogni giorno può essere una strada o meno, perché non si può togliere il diritto di partecipare alle persone. Grazie. Sì. Mentre per il consiglio comunale appunto è in streaming e quindi si può vedere, ecco, la seduta in videoconferenza del consiglio comunale. Per quanto riguarda le sedute di circoscrizione, appunto non è possibile, appunto, quindi io prego gli uffici eventualmente di dare seguito a quanto richiesto dal consigliere Altadonna, se magari si potesse fare appunto una telefonata ed informarci magari in merito a questa richiesta, perché anche io sono dubbioso, ecco, perché non è previsto, non ci sono dubbi, però questo non vuol dire che a richiesta appunto dei cittadini, del cittadino, si possa anche entrare, diciamo, tramite il link in una videoconferenza. Non so però quante persone può supportare anche questa piattaforma, ecco, ci sono tante cose, ecco, magari se dovessero essere diverse le richieste, non lo so quanto la piattaforma può supportare, diciamo, ascoltatori e via discutendo. Cioè, i collegamenti. Io non ho molta dimestichezza con l'informatica, e quindi magari potrei dire qualche fesseria, ecco. A prescindere dalla sua dimestichezza, si potrebbe fare quello che diceva lei poco fa, cioè se ci sono cittadini portatori di interesse che fanno richiesta, si valuta, il consiglio valuta di volta in volta, dice: è arrivata la richiesta di Compa, e per esempio, sto facendo ovviamente un esempio. Che vuole partecipare, di volta in volta i portatori di interesse fanno richiesta, il consiglio, non la presidenza, credo, perché devono essere presenti in consiglio e non in presidenza, e il consiglio decide di volta in volta. Potrebbe essere una strada. Per carità, certo, noi siamo. Quindi eventualmente appunto giro la richiesta allo staff dell'ufficio appunto di presidenza, in modo che ci si possa attivare in merito a questa, a dare una risposta alla richiesta formulata dal consigliere Altadonna. Detto ciò, dato che non ci sono più le condizioni per poter proseguire appunto con i lavori d'aula per mancanza del numero legale, dichiaro chiusa la seduta. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra collaborazione. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno. 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 Arrivederci. Arrivederci.